Sì. Ma è YouTube, è un video YouTube. Però a me non funziona. Che schifo. Vergogna. Allora, cerchiamo di fare in modo che si veda qualcosa di quello che stiamo facendo. Ah, sei fortissimo. Ma dove l'hai presa questa cosa, scusa? Non lo so, l'ho trovata in garage, non chiedetemelo. Senti, ma anche questo, come tutti gli altri Mario, te resetta le vite quando salvi e ricominci? No. Qui però puoi salvare, come in quello DS, solamente dopo che hai sconfitto un castello, esatto. Ma però quantomeno non te resetta le vite come quell'altro. Vuoi usare la super guida? Ah, vergogna! Facciamo vedere la super guida. Ha capito subito che sei un pippone. No, ma in realtà ho scoperto che te lo fa solamente vedere. Non questo lo è l'unico gioco che si finisce da solo. Pensa se adesso muore mentre finisce il livello. Guarda come ti fa, niente, che morivi qua. Capito, ho preso di tutto di più. Poi pensa che io inizialmente quando l'avevano annunciato pensavo fosse una riedizione Wii di quello di S. Sarebbe stato il capolavoro Nintendo, diciamoci. Beh, è il classico Nintendo che riproporre con Square e Nintendo, sempre. E invece è completamente differente, era totalmente nuovo. Beh, totalmente nuovo è una parolona. Però nei livelli, nel senso che il gameplay quello è. Posso provare io? Si muore sempre nello stesso modo. Ma è lentissimo a fare questo spostamento laterale. Perché gira dall'altra parte? Lo so. Numero. Non va. No! Direttore, no! Ah, questo è comodo per il boss. Cari amici di Jobs, ecco uno dei nuovi gadget di questo Super Mario per me. Quanto ci piace battere il boss su Jazz, eh? Oh. Mario? Cade! Ma come cade? Ma me lo dici così? Come te lo devo dire? Ma non scese? Oddio! No, numero! Il numero! Il numero casuale! Non è casuale, non mi sminuire! Cari amici di Jazz, volevo rendervi partecipi di qual è il vero obiettivo di questo incontro con video recensione, come potete ammirare, è come le sessioni di gioco di ruolo. Qui abbiamo una pila di materia organica non definibile. Puoi assaggiare un po' di questo misto giapponese, eh? Ah, il misto giapponese, ma dai, ma non me lo dire nemmeno, io ne vado matto. E ti dirò, è ancora meglio se fai l'accoppiata con questa ottima cola. Ah, fantastica la cola. Eccezionale. Guarda che bel mondo marinaro, eh. Ma mi sembrava il caso di far vedere un mondo anche un po' diverso da quello precedente, insomma, perché più che altro. Ah, la polizia, bravo! Non mancano i classici, eh? Cioè tipo il mondo del ghiaccio, il mondo tropicale, il mondo animale. Io direi che sono tutti classici, eh? C'è il deserto, il primo mondo è sempre quello verde, rigoglioso, gradevole, poi c'è il mondo della neve maledetto. Esatto. Poi il mondo subacqueo. Ma prendi il mio fondo, corri, oddio quanto sei bravo! Con questo corri sull'acqua, è bellissimo! Ah beh, sei fortissimo! È un genio di Mario! Un genio di Mario! Insieme ai capelli del capitano! Con voi due che con minimo errore, voglio dire! Minimo! Mi ha corso 16 cannoncini, ricordate quando chiamano cannoncini? Ma secondo voi è il caso che io dica Super Street Fighter 4 almeno una volta? Ma anche questo è il caso, non caso visto che hai fatto solo 8 post in un'ultima settimana, dico. No, no, faccio vedere. Aspetto poi con cosa sei, al boss? No, sono nel castello. Ma no! Ma si vedeva lontano un miglio! Ho capito, sto rispondendo a voi e vi guardo! Poi lo chiamavano multitasking, eh? Attenzione. Poi io non ce l'ho il mio, perché non devo prendere il mio? Non sono abituato ad avere un calippo in mano, un calippo in mano per giocare, lo so. Daniele ha il suo calippo in mano. Lo so, lo so. Senti, no, piuttosto, dai, facciamo multiplayer, Daniele, deve essere sempre il solito vecchio scontroso. Io sono un vecchio scontroso che gioca da solo, multiplayer. Avete detto due volte vecchio oscuro, devo dire io, vecchio scuro. No, ho detto scontroso, io non scherzo. Siamo
salvati per due volte. Lo dovevo dire lì. Partiamo dal mio caricamento, ancora non l'ho finito, come avete visto, siamo in tre. Perché purtroppo non ci siamo più. Oh, io posso prendere. Io vado Luigi! No, no, la si può giocare a Super Mario col morto? Allora, in cosa consiste questo multiplayer? Per ora consiste nel potersi saltare. Mi fermate un attimo, voglio far vedere che, ecco, che puoi prendere uno e l'altro. E poi ti lancio, guarda. No, ragazzi, ma il fungo di ghiaccio è nuovo o c'era già in Mario Bros. Per DS? Non mi ricordo. No, no, è nuovo, è nuovo. Nuovo, quello come il costume da bambino bellissimo. Il costume da bambino che tra parentesi è la stessa cosa del fungo di ghiaccio. Ma che mi dia le... Io abbiamo fatto una cosa involontaria, ma ti zoppare in testa. No, sono morto per farmi zoppare in testa come. Non è vero, non ci stai neanche pensando. Ma tu mi tocchi! Oddio, effettivamente non è una cosa. Tipo finalmente. Qualcuno mi tocca. Oddio, ma questa non si congela. Io sono rimorto, ti devi, la devi congelare? Ti volevo tirare addosso la pianta. Ho capito, la congeli, ritorna. Ritorna sì, perché devi tirargli addosso qualcosa. Qualcosa di congelato. E poi si rompe anche lei. È un passaggio. Vabbè, insomma, come capirete è un po' un casino. Ah, ma ti leva le vite, quindi. Eh sì, ma adesso io che devo fare, quindi? Adesso devi aspettare. Adesso io là, passo davanti e mangio il misto giapponese. Maledetto. Scusate. Abbiamo finito. Ma no, sono morto sul traguardo. No. Ma no! Allora, come potete vedere, in questo nuovo Mario succede che ogni tanto anche sulla mappa di gioco cambiano le carte in tavola. Si incontrano anche dei nemici ogni tanto, come ecco queste piantone che arrivano qui. Un po' Mario Party. Un pochettino, sì, però... Beh, un po' Magno Super Mario per dire. Magno Super Mario? Oddio, no. Ah, qui ci sono le mante volanti, ragazzi, moriremo immediatamente. Sappitelo. Guarda quanto è bella, c'ha una faccia bellissima. Oddio, che bella, scusa, la nuvola che si dissolve, guarda. Sì, che bello. Oddio, sì, però... guarda! Evviva Victor! Ah, ragazzi, una cosa bellissima di questo nuovo Mario è che durante gli stacchetti della musica i personaggi si fermano, anche i fiori si fermano e ballano. No. È una cosa bellissima, divertentissima, però ti va anche smadonnare tantissimo. No, perché... no! No! Mi hai ucciso tu! Stavo saltando come me prima, ma è saltato in testa mentre riappariva. Ragazzi, mor stupidamente. No, adesso devo abbandonare il mio nel frattempo, volante. Mentre voi giocate, io posso parlare di Lupo Mangiafrutta mentre voi giocate. Ma non ce l'hai giocato, come fai? Adesso vedremo questi nemici animati sulla mappa di gioco, che hanno una loro bella funzione, perché se li incontri, a parte il fatto che non ti fanno passare i maledetti, come vedete, mentre Daniele spreca un continuo. Perché... I'm back! Ti portano in degli stage particolari, cioè... ma tanto sei andato. Devi scendere? No, solo. Ma tanto adesso non entriamo. Ti portano in degli stage particolari, se li superi, muori. Così, è un gioco al contrario. Sopravvivi. Sopravvivi che arriviamo noi. Sopravvivi! Ecco, sono morto. No! Stiamo morendo tutti. Fermo, sopravvivi. Premuta di sangue. È una figura di merda. Oh, e vai. Oh. Che succede? Che esce questo simpatico funghetto. E non c'è. E giochiamo in quattro. E ti dà. Solo questo. Ti dà questi tre funghi perché puoi poi nella mappa accedere al menu, cosa che adesso vi farò vedere. Per usare uno dei gadget che hai messo da parte. Usiamo il fungo di ghiaccio. Anzi, facciamo vedere il costume. Cioè, scusa, ognuno di quei tre funghi ti dà un fiore. Ognuno di quei tre funghi che hai preso, che cosa ti dà? Ti aggiunge una malattia di allora. Ah, con tutti. Ma bellissimo. Ragazzi, scusate, ma il Todd con il costume da pinguino è bellissimo. Questa è un'altra delle tre trasformazioni nuove di questo mio Super Mario. Esatto. E questo costume ti fa sparare le palline di ghiaccio e ti fa avere anche un grip maggiore nei livelli con il ghiaccio. Quindi noi ce l'abbiamo usato adesso. Abbiamo usato adesso che siamo nel castello di Bowser, però dobbiamo farlo vedere, altrimenti cosa siamo qui a fare? A divertirci. Questo è il simpatico livello di prima. Beh, il costume da pinguino nel mondo della lava è effettivamente fantastico. Oddio, che caldo. Oh. Occupato. No! Ecco. No! Fategli stupidini, va! Fategli stupidini, non lo finiamo neanche questa volta. Ma allora, perché bussi? Scaccia le mosche, non lo toccare, scaccia in su! Vado a morire! Come potete notare c'è anche uno zoom della visuale quando si gioca. Ah, prendete questo fresco qui che è comodissimo.